Lo dice sempre Lippi, spesso sono le motivazioni a fare la differenza, oggi ne aveva certamente di più la regina rispetto ad una Juventus cambiata per 9 undicesimi nei confronti di quella che ha sgretolato al Dele Alpi il Real Madrid. La regina non vinceva dal 6 di aprile e tra le ultime 7 squadre della classifica è quella che ha vinto più partite in casa, oggi un successo davvero pesantissimo. Andiamo a vedere come è maturato nel montaggio firmato da Edoardo Marino. È il granello delle grandi occasioni, la sportività dei tifosi della regina che salutano il 27esimo scudetto della Juventus, una Juventus che ha più di 80 club nella sola Calabria. Nella regina Nakamura per Leon, rispetto all'ultimo impegno di campionato, confermati nella Juve rispetto a Juve Real Madrid, Buffon e Montero. L'arbitro è Paparesta. Mozart per Di Michele, colpo di tacco di Ana, ma non si fa sorprendere Buffon che rimedia in controtempo. Sono passati soltanto 35 secondi. Dunque partenza sprint della regina, Camoranesi cerca Di Baio che sfiora appena. Poi Falzini, il colpo di testa è di Bonazzoli, Franceschini in zona d'attacco, mette fuori. Adesso un po' distratta la difesa della Juventus, non concentratissima. Però nel triangolo Falzini e Mozart interviene Giuliano, Bonazzoli si coordina, Buffone, poi Di Michele che mette facilmente in rete. Al granillo la regina non ha mai segnato alla Juventus, ha sempre perso con i bianconeri di Torino per 0-2, dunque un gol storico, rivediamo, fa quello che può Buffon, troppo lontano Montero rispetto a Di Michele, sesto centro per lui in questo campionato, comodamente di piatto destro. Camoranesi, passano solo 6 minuti dal gol della regina, Franceschini in vantaggio su Zalaceta, sbaglia il retropassaggio, Belardi prova a rimediare ma combina il pasticcio e Zalaceta controlla e mette in rete. Neanche esulta Zalaceta che ha fatto centro al granillo in questa stagione anche in Coppa Italia, ci ripensa Belardi, peraltro anche la beffa perché la palla aveva superato la linea, era dunque a termini di regolamento calcio d'angolo. Poi Diana, Di Michele si coordina, migliore in campo Di Michele, ha segnato, ha sfiorato il gol in altre occasioni, ha anche fornito assist. Qui Falzini si coordina, Di Michele molto lontano, Pessotto, Buffon rimedia sul primo palo. Subisce la Juventus la maggiore intraprendenza della regina, ancora Di Michele sbuca, traversa. Rivediamo l'inserimento di Michele nell'area piccola, c'era in marcatura Camoranesi su di lui. Graziato Franceschini era diffidato, non è stato ammonito da Paparesta. Poi rimedia Di Michele un errore iniziale su Camoranesi ma involontariamente favorisce Zalaceta che però non tira. Poi prova lo stesso Camoranesi, salvano Vargas e Belardi. Ecco il presidente della regina Foti all'inizio della ripresa. Al secondo minuto problemi alla spalla destra per Buffon che chiede il cambio, un'ovazione, ha salutato l'uscita di Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale. Aggressivo Mozart su Camoranesi, lancio per Di Michele, l'occasione è ottima, viene però sciupata di sinistro da Di Michele, ma passa poco. La camera segue Bonazzoli ed è proprio Bonazzoli a deviare in rete sul corner di Nakamura, il nono gol in questo campionato per Bonazzoli, 3 con il Parma, 6 con la regina. Zalaceta era andato in marcatura su Bonazzoli, lontano Giuliano, palla in rete, niente da fare per Chimenti. 2-1 per la regina, Di Michele prova a mettere in movimento Diana, intervento di Chimenti, è l'ultima emozione della ripresa, siamo in pratica nei primi minuti, poi solo girando le sostituzioni, Zambrotta per Paro, oggi debutto in campionato, è una maglia da titolare per lui, non deve soffrire più di tanto De Canio, con lui la regina ha ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte. Boato saluta naturalmente il fischio di chiusura di Paparesta, quarta sconfitta in questo torneo per la Juventus ma non lascia in segno, 3 punti naturalmente di fondamentale importanza per la regina, linea Maffei.